Io ritengo che il sindaco, il nostro sindaco, che è bravissimo e che fa tante cose, abbia il diritto di dedicarsi ad un'attività istituzionale, di coordinamento, eccetera, ma che possa consentire di sviluppare al meglio con una specifica delega a un assessore diverso. Controcorrente, fuori dal coro o con il dente avvelenato, definite la cosa come volete, ma non è la prima volta che Fabio Crea lancia messaggi appuntiti come frecce in direzione Casugana. Vede la voce campagna elettorale e quelle polemiche sulla sicurezza in città che costrinsero a una nervosa richiesta di chiarimento tra Mario Conte e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori. Il tema è diverso, ma lo scenario è lo stesso perché le parole destinate a creare altri mal di pancia vengono pronunciate proprio come allora, nella nostra prima edizione. Crea critica a sorpresa la scelta di Mario Conte di aver tenuto per sé l'assessorato alla cultura. Un meloniano che, è il primo a sorprendersene, si allinea con le polemiche sollevate dall'opposizione in queste settimane. Sono d'accordo con Zabbai, su questo oggi sono un po' preoccupato, Ogni tanto. del fatto che l'assessorato alla cultura abbia oggi, come ieri e soprattutto nel nostro futuro, la necessità di un'attenzione assolutamente specifica. Credo che coniugare anche la delega della cultura con quella del turismo possa essere un elemento importante per una convergenza di visione, una strategia e sinergia in due settori che sono, a mio giudizio, o dovrebbero essere, a mio giudizio, strettamente correlati. E Crea rigira il coltello facendo capire che anche sul tema sicurezza non ha cambiato idea. Credo che ci sia la necessità di mantenere la massima attenzione, ma soprattutto di agire e di agire immediatamente. L'altro ieri sera alle 21:30 su Via Roma, al centro della strada, è scoppiata una rissa con bottigliate tra diversi soggetti, una mezza dozzina di persone. Quindi io penso che non sia più il tempo di ritardare quelli che sono degli interventi importanti. Spero che l'amministrazione comunale sia, come dire, permeabile alle proposte che provengono da più diversi settori, anche di natura politica.